Salve a tutti cari amici, bentornati e ben ritrovati sul destino di Atlantide. Siamo sempre con Alexios e dobbiamo fare. Abbiamo anche sott'acqua roba da prendere. Ok, fuori, dobbiamo proseguire la missione di indebolire il controllo di Persefone sull'Elisio. Quindi eccoci qua. Tutta gente che è già morta sta qua in teoria, da quello che abbiamo potuto capire. Dunque siamo partiti dalla zona in cui avevamo terminato l'altra volta, quindi non ho fatto niente di più, sebbene l'Elisio è tutto da perlustrare, come avete visto, è gigantesca come zona. Qui abbiamo la piattaforma per usare le ali di Hermes, ma noi dobbiamo andare là, vedete, la fortezza. Quindi nuotatina, andiamo fino all'altra sponda. Dobbiamo riuscire a indebolire l'influsso di Persefone sull'Elisio, poiché siamo in questo regno alternativo. Ecco qua, bravo Alexios. Dunque, allora, quello potrebbe essere un altro dei punti di trasporto rapido. Sì, perché vedete che ci sono le ali di Hermes qua vicino. Quindi in teoria ci può portare in alto. Facciamo una prova. Vediamo dove ci teletrasporta. Ci vibra anche il pad, dov'è che ci ha portato? Allora, fortezza delle tre sorelle. Qua come vedete abbiamo, non ci fa vedere cosa abbiamo, però qua c'è uno dei capi, che sono le tre sorelle, saranno tipo le Erinni, non lo so, quelle del mito. Qui tutta roba che dobbiamo fare. Qua c'è uno dei fuochi che dobbiamo estinguere, credo. Gigantesca, è un, come un forte alla fine, di quelli che facevamo di solito nella Grecia. Qua sono i soldati Isu che possono riportare in vita, no? Cambiano pattern d'attacco rispetto a quello che sono abituato a vedere. Ok. Dunque addentriamoci ragazzi, come va? Eccezionale questo DLC di Atlantide fino ad adesso. Davvero nulla da dire, mi sta piacendo tantissimo ed è molto molto particolare, molto caratteristico. Questa deve essere una di quelle zone che possiamo rompere, sì. Queste sembrano le tombe dove trovavamo un punto abilità alla fine di ogni tomba. Ve ricordate che giocavamo nel gameplay ufficiale, fatte sia con Cassandra che con. Ecco lì c'è un altro degli Isu. Vediamo se possiamo interagire innanzitutto la torcia di Ipno. Allora, stordisce gli umani nei dintorni, quindi vediamo. Vedete, proprio, sono proprio gli obiettivi che dobbiamo fare, no? Quello era stordito, quindi non mi sembrava tanto un umano, mi sembrava un Isu, ma
sostanzialmente stordisce anche gli ESO, magari quelli non potenziati. Ora proviamo ad arrampicarci di qua. Qui ragazzi è tutto demandato al fatto che dobbiamo capire come gestire le situazioni qua attorno. È arrivato un altro, vedete, là in alto. Potremmo fargli un assassinio critico, lasciarlo perdere. Questo è? Sono come le risorse della Grecia, credo, eh. Sì, gli dobbiamo dare fuoco, vedete? Brucia le scorte. Ok, saliamo. Là c'è un Isu, se avessimo ancora il calcio di Sparta lo butterei di sotto, ma non ce l'ho più come abilità ragazzi, perché ho cambiato build, quindi non la usavo praticamente mai per usare la spada di Nicolao, quando la spada di Damocle la trovo molto molto più comoda come percentuale di tutti i danni, quindi perfetto. Raccogliamo tutto qua e questo è tipo il tesoro della Grecia, no? Il tesoro dei forti, quindi i tesori dell'Elisio. Stivali da Mirmidone e Isu, quindi vedete, stiamo iniziando a tirare su un altro set, cioè comunque per la galleria degli aspetti che non avevamo. Ok, io prima farei fuori questo e poi me la prenderei con il gigantazzo qua che può essere riportato in vita, quindi dobbiamo, non lo uccidiamo, dobbiamo comunque prendercela fisicamente contro di lui. Forse serve una build assassino, questa è una guerriero, come vedete dal set e dalle armi. Serve una build gambiera avanguardia Isu, perfetto. Stiamo tirando su nuovi aspetti per le armi, per le attrezzature, scusate. Ora abbiamo un'altra cassa là. Abbiamo un braciere che dovrei disattivare, come vedete, infatti fortezze tra sorelle, è proprio come le fortezze. Dipende se dobbiamo bruciare altre scorte in zona. Proviamo ad arrampicarci di qua, vedere se c'è qualcosa sul tetto. Dubito, eh. Facciamo un viaggio così, vai. Ok, allora ragazzi, a questo punto proviamo di qua. Nascondiamoci in tempo. Fischio non funziona più, eh. Per fortuna un falso allarme. Chi è? Beccate questo. E anche questo è andato. Passiamo di qua. Sta andando stranamente tutto troppo bene in questa. Allora, là dentro c'è un altro di quei fuochi, che dobbiamo prendere.
Questo credo che sia comunque tutta una parte di tutorial della... Allora, dobbiamo capire bene, qui abbiamo delle cose da fare, quindi io eliminerei quella guardia appena ci viene a tiro. Perfetto così, e poi rientrerei qua dentro per cercare di... Innanzitutto dobbiamo bruciare queste scorte. Perfetto. E poi... Oltre a raccogliere queste cose, ah, ecco, disattiviamo il fuoco di segnalazione. Almeno piazziamo la trappola, nel caso chiamano qualcuno, esplodono. Meno male, ragazzi, la meccanica è simile a quella del gioco base, eh? Però l'Elysio è veramente bellissimo come l'hanno reso. Allora, c'è anche una grotta di là che potremmo esplorare. Vedete che c'è un soldato che speriamo di riuscire a prendere in furtivo. Perfetto. È che ogni volta dobbiamo assassinare con un assassinio critico, eh? Che è abbastanza critica come situazione. Ah, guardate, abbiamo anche una cassa di quelle belle, ci ha dato praticamente nulla, ma era proprio bella da vedere, basta. Oh, questo, tu prima non c'eri. Vediamo di levarcelo veloce. Ce n'è un altro là, guardate. Se avessimo calcio di Sparta ci divertivamo di brutto, eh. Come ho già detto. Allora, potremmo sfruttare quel tronco, che ne dite? Le fortezze sono gigantesche comunque, eh. Vediamo se sfruttando questo tronco andiamo da qualche parte. Guardate che bella sta cosa. E stiamo avvicinando a una zona, ragazzi, dove ce ne sono tanti di soldati, perché ne vedo un po' di qua e un po' di là. Poi me li avevano descritti come la morte in persona a Gesù, ma vabbè, bisogna fare un po' di attenzione, ma non mi sembrano così esageratamente forti per adesso. E poi vediamo se non spuntaranno nuovi nemici ancora più forti tra Gesù. Già le statue che tornano in vita qua e lì sono tosterelle, se le prendete sotto gamba. Questo mi ha beccato. Molto probabilmente riusciamo. Ho tutto ogni tanto con l'abilità della furia della stirpe devo combattere per il fatto che devo ripoppare gli oggetti, cioè le adrenaline per poter fare gli assassini. Cercando mano a mano, li sto anche ammazzando tutti, ragazzi, però sto cercando, cosa importantissima, di trovare tutti gli obiettivi del forte. No, vedete, abbiamo ancora i capitani, li abbiamo ammazzati tutti, dobbiamo distruggere torce di ipno e scorte e trovare altri due tesori. Questo, ragazzi, lo abbattiamo. Ah, è andato giù con un colpo questo, fantastico. La torcia di ipno deve essere là sotto, dobbiamo solo capire come individuarla. Ecco qui, saliamo di qua. È lì dentro, sicuramente. Dobbiamo scendere.
Qui c'è un'altra scorta. Là c'è. No, dovremmo prenderlo dall'altro. Vedi qua, guarda che sta indagando. Mannaggia, come ha fatto a vederci? No, 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 no. Mannaggia, siamo caduti tantissimo, ragazzi. Non era prevista questa caduta, anche perché risalire sembra alquanto difficile. Cioè, è abbastanza lunga a risalire, oltretutto. Non so se riusciremo ad assassinarla furtivamente, o se sarà già considerata in battaglia. Le armi noi le abbiamo infoderate, quindi. Niente, ragazzi, sono troppi, ci vedono in automatico. Ci hanno congelato le abilità. Questi ce li siamo liberati. Allora, dobbiamo arrivare all'altra cassa. Qua è chiuso. Di qua si passa. Allora, là c'è il bracciale che abbiamo disattivato per tempo. Stiamo dirigendo verso la seconda cassa, terza cassa, scusate. Come vedete, le arrampicate qua possono essere. Mannaggia, ragazzi, troppe guardie, non me le aveva neanche individuate quando ho usato l'aquila. Là c'è un'altra cassa, però sono difficili da raggiungere le casse nei forti. È quello il discorso. Una è là, allora, una deve essere qui, abbiamo fatto entrambe le casse, poi dobbiamo fare il comandante e le torce degli ISU. Mannaggia signori qua. Allora, dobbiamo capire dove sono le casse. Scusate, sto facendo tutta sta fatica, ma la zona è enorme. Ecco, qui potrebbe esserci una delle casse. Speriamo che sia qua dentro. Quindi sto gameplay lo stiamo dedicando, ragazzi, totalmente alla fortezza. Non so neanche quanto durerà effettivamente tutto il Destino di Atlantide. Alcuni hanno detto che è molto più bello dell'eredità della prima rama, che io ho comunque apprezzato, quindi secondo me. Allora, un ultimo tesoro e altre due torce di ipno dobbiamo fare. E poi potremmo andare ad ammazzare anche il capo della fortezza, così, giusto per gradire. Dentro di qua ed eccoci qui.
Allora, ci mancano, ragazzi, le torce d'ipno. Allora, io guarderei da qua dentro. Eccoli una, perfetto. E un'altra pare essere lì, vicino al comandante, ok. Dai, ce la possiamo fare, ragazzi. Abbiamo ancora meno di 10 minuti, ma ce la possiamo fare. Allora, questa la prendiamo subito, non ci sono guardie all'attorno. Forse dobbiamo mirarla in altro modo, così. Ecco. Possiamo distruggerla solamente se riusciamo a puntare la luce. Un'altra torcia d'ipno era lì, ma noi mettiamo il comandante come bersaglio. Le fortezze sono veramente enormi rispetto al gioco base, eh. Questo è da dire. Vediamo se possiamo sfruttare questa zona. Ecco, possiamo saltare nel ramo che avevamo visto prima. Eccola, ce la mette fuori. Egea, la regina Amazzone. Entrare di lì è inutile, quindi dobbiamo scalare. Scaliamo, signori. Non so se dovremmo sfidare solamente la regina Amazzone o se avrà un seguito vicino a lei. Noi cerchiamo di massimizzare i danni se non ci becca prima. Ecco, abbiamo distrutto. Ah, possiamo colpire anche alla base la torcia, non serve l'arco per forza. Ok, siamo anche passati di livello. Fai rapporto ad Adone. Ok, ragazzi, una missione abbastanza tostarella, cioè, nel senso, comunque è stata. Ne avevamo lasciato uno vivo? Vedete che il controllo di Persefone del luogo sta scemando piano piano. Dovremmo avere un viaggio rapido, eh. In questo caso, ma dobbiamo però prima uscire dal forte, quindi non ce lo lascia fare. Abbiamo fatto una bella mattanza comunque, dai. Sono soddisfatto di questa missione. Spero vi sia stata d'aiuto se state giocando anche voi. Non, infatti non è che era così difficile. Si tendeva a perdersi un po' nel tutto perché insomma ecco, tu fatti Alexios. Se non c'è l'acqua ti spiaccichi, ma Alexios non si fa niente. È di gomma. Allora, ci buttiamo in acqua e raggiungiamo l'altra riva. Ma mettetela vicino alla riva, non la barca, no? Là. In mezzo all'acqua, vabbè. Ok, ragazzi, ora arrampichiamoci. E andiamo, non facciamo viaggi rapidi, oramai siamo arrivati. Andiamo a prendere le ali di Hermes. Forza Exios, dai.
Teletrasportati. Allora, andiamo da Adone, ragazzi. L'episodio è quasi finito, quindi. Qua saliamo di qui. Ok, vediamo, prepariamoci. Ora ti fidi? Mi hai portato un passo più vicino al mio amore. È un buon inizio. Chi è quest'amore che continui a nominare? La creatura più bella che esista. Con un viso così incantevole che guardandolo ci si dimentica di tutti gli altri. Forse l'hai sentita nominare. Afrodite. Non credevo fossi un poeta. È la sua bellezza a ispirarmi. Farò tutto il possibile per riportarti da me. Hai la mia parola. Mi hai dato qualcosa che non avevo da tempo. La speranza. Bene, ora che si fa? Non qui. Vieni al mio accampamento alle rovine di Giappeto. Prima che tu vada, Persefone ha sovrintendenti e torce di Ipno in tutto l'Elisio. Se vogliamo indebolirla, dobbiamo distruggerle. E ci servirà tutto l'aiuto di cui potremo disporre. Ok ragazzi, amante guerriero. Perfetto signori, allora, nuove missioni accettate, andiamo a vedere un attimo. Come vedete abbiamo... ci danno anche a cavalcatura ragazzi, cavallo scuro. Ci danno un pezzo di un set. Ragazzi, qua diventa veramente tosta la situazione, quindi... Vedremo le prossime missioni nel prossimo episodio, quindi abbiamo solamente un'anticipazione di un set e addirittura una cavalcatura. Io vi ringrazio di aver seguito quest'altro episodio di Assassin's Creed Odyssey, il destino di Atlantide appunto, dove siamo momentaneamente nei Campi Elisi. Se vi è piaciuto mi raccomando lasciate like oppure iscrivetevi al canale per sapere quando andrà online il terzo episodio del destino di Atlantide. Ciao ciao a tutti e grazie di essere stati con me anche questa volta.